Salve, ho visto un video di un tizio che si chiama antimaterialista e ha fatto un video su cose materiali, quindi è stato interessante e me lo sono visto. Di cosa parlava? Parlava di fatti avvenuti tanti anni fa, cioè l'11 settembre. Famoso attentato alle Torri Gemelli, gli aerei che si sono schiantati contro le Torri Gemelli hanno fatto crollare queste torri. Bene, si scagliava contro i debunkers, che sono le persone che hanno un atteggiamento scettico nei confronti in generale di tutte le cose e in particolare scettico nei confronti di ricostruzioni complottiste, ovvero di ricostruzioni che tendono a dimostrare che ci sia un complotto degli Stati Uniti stessi che attraverso i fatti dell'11 settembre hanno quindi avuto poi la scusa per poter invadere l'Iraq, l'Afghanistan, eccetera. A prescindere dalle conseguenze politiche di questi fatti, di cui si potrebbe discutere all'infinito, però ci sono un paio di cose interessanti di questo video. La prima è la considerazione nei confronti degli scettici, cioè dei debunkers, che è questa: debunkers fate schifo, siete dei vermi, debunkers fanno pena, sono odiosi, meschini, vermiciattoli, ridicoli, insignificanti, insulsi esseri che non siete altro. Bene. Questi debunkers, che vengono chiamati I Piero Angela e I Paolo Attivissimo, come se ci fossero dei cloni di Piero Angela e Paolo Attivissimo che girano per l'Italia a smontare le tesi di complotto. Cosa fanno? Usando un linguaggio che confonde le idee, dice, confondono il fatto con la conclusione. Cioè, partono dalla conclusione e, dice, studiano, probabilmente modificano i fatti per renderli coerenti con la conclusione. Praticamente dice, se tu vuoi dimostrare una tesi X, parti da due fatti, D ed L, e ottieni X per forza. Cioè ti vai a scegliere i fatti. Invece no, non ti puoi scegliere i fatti. E questo è giustissimo, perché è un atteggiamento rigoroso. Non si possono tralasciare dei fatti e non si possono modificare delle prove. Quindi vanno prese le cose così come sono. In particolare, cosa dice questo antimaterialista? Dice, verso la fine del video, fa una serie di affermazioni di esempio che calzano molto bene. Dice, per esempio, che i resti dell'aereo non ci sono, perché alcuni dicono che ci sono, altri che non ci sono. Dice, io questo non lo so, ma non so come si fa ad affermarlo o a negarlo, che ci sono i resti dell'aereo dopo il crollo delle torri, eccetera. Ma la versione ufficiale sembra povera. Quindi, quando su una cosa c'è un dibattito, non si sa se è vero o se è falsa, non si sa, dice, non si sa come si fa ad affermare o a negare che questa cosa c'è. Quindi io potrei dire, secondo me non, antimaterialista, siccome è antimaterialista, non esiste. Lui può dire che esiste, ma io dico che non esiste, quindi si rimane nell'indeterminatezza. Quindi cosa fuori di metafora? Praticamente antimaterialista dice potrebbero non esistere i detriti. Invece chi sostiene la tesi ufficiale o comunque sia dice che la tesi ufficiale pecche da questo punto di vista non ne ha, dice no, no, i detriti ci sono. Sul sito di questi Paolo Attivissimo c'è ad esempio una bella foto dei detriti. Quindi chi spende tanto tempo per studiare questi complotti governativi potrebbe magari prendersi un nanosecondo per guardare una foto. Questo dimostra che non è vero che non ci sono i detriti. Poi si parla della velocità di caduta di crollo delle torri.
Secondo i complottisti, la caduta delle torri è troppo veloce, mentre per chi sostiene la tesi ufficiale che le torri sono cadute per una certa ragione, è normalmente lenta, diciamo così, ma comunque ha la sua velocità. Galileo Galilei, il primo, tra virgolette, scienziato della storia dell'umanità, umanamente riconosciuto come fondatore del metodo scientifico, un giorno salì sulla torre di Pisa e fece cadere due pesi di massa differente, cioè di peso differente, uno di ferro piccolo e uno più grande, due sfere, lo fece cadere e caddero toccando terra nello stesso momento, dimostrando cosa? La teoria della caduta dei gravi, cioè che a parità di condizioni, soprattutto nel vuoto pneumatico, eccetera, in condizioni ideali, quindi escludendo qualsiasi altra forza, i corpi cadono con lo stesso tempo, qualsiasi sia la loro massa. Poi la cosa è stata generalizzata nella teoria della gravitazione universale, eccetera, eccetera. Comunque sia, la velocità di un corpo che cade è quella. Complottisti dicono è caduto un po' troppo veloce, rispetto a cosa non si sa. E poi dicono perché dà questa impressione? È una prova schiacciante, l'impressione è una prova straordinaria. Questa impressione viene dal sospetto che ci siano stati, che so, delle esplosioni controllate lungo la struttura dei grattacieli, per farli crollare. Quindi praticamente, se fosse vero, comunque sia, ci sono delle prove che sono state modificate, però se fosse vero, sarebbe la falsificazione di questa, cioè della normale lentezza, era veloce però, diciamo, la normale velocità di caduta delle torri, e quindi potrebbe minare la ricostruzione ufficiale. Allora, come sono crollate le torri? Le torri sono crollate perché? Anzi, come? Come sono crollate? Un aereo ha colpito le torri pressappoco così. Dopodiché, quello che è successo è che è iniziata una caduta dall'alto verso in basso di tutti i piani. Qual è la ricostruzione ufficiale? La ricostruzione ufficiale è che, siccome si è sviluppato un incendio in alcuni piani, i piani superiori a un certo punto sono crollati perché i piani interessati all'incendio si sono indeboliti, hanno indebolito la loro struttura, quindi sono crollati sui piani sottostanti, questi sopra, sono crollati giù, trascinando, facendo crollare uno dopo l'altro tutti gli altri piani. La teoria complottista, quindi che vuole che ci sia un complotto e quindi che questo era stato preparato, dice che questo crollo è dovuto a una serie di esplosioni o comunque sia di cedimenti volontari della struttura dei grattacieli, come si vede poi nei filmati dall'alto verso in basso, non la tipica demolizione controllata che già è complicata farla con un grattacielo del genere, ma che parte dal basso. Si fanno esplodere alcune strutture portanti, facendo implodere il palazzo. A parte che c'è stata una nuvola pazzesca di polvere e detriti, però in effetti un crollo del genere è complicato da organizzare, perché non basta
distruggere 2 o 3 punti o anche più punti, però alla base della struttura, per esempio nei garage, nei parcheggi sotterranei. No, c'era bisogno di andare con gli operai a bucare, a mettere candelotti di dinamite o macchinari, robe che facessero crollare le torri, prima, tempo prima, squadre e squadre e squadre di operai che vanno a fare questi interventi in un grattacielo che è commerciale e pieno di uffici. Quindi uffici che si fermano per nessuna ragione. Di ditte importantissime che hanno una sede prestigiosa perché ci sono degli operai che entrano e fanno una manutenzione e bucano dei pali d'acciaio e ci infilano dentro candelotti di dinamite o altre robe del genere, collegando fili e non sarebbero passati inosservati. Quindi un complotto, il complottismo prevede un complotto di centinaia e centinaia di operai che sanno e non parlano, più gli operai che arrivano dopo a ripulire la scena del delitto, cioè a eliminare le prove o a disseminare di prove, diciamo, svianti, e questo prevede 1.000 persone che sanno e non parlano, quando in un complotto di 3 persone due parlano di solito, prima o poi scappa qualcosa. È impensabile che nessuno abbia avuto un rimorso di fronte alla morte di migliaia di persone. Quindi, concludendo, è vero, a parte poi il discorso dell'aereo che non è leggero, quando l'aereo non è un mongolfiere, l'aereo, gli aerei volano perché hanno una velocità. Perché sono sostenuti dalle ali e non perché sono leggeri e volano come un pallone aerostatico. E quindi è normale che un aereo pesante possa volare. Ci sono anche gli aerotrasporti, aerei pesantissimi che portano tonnellate e tonnellate di merci. Cioè bombardieri, dei bombardieri che portano tonnellate di bombe, usati tra l'altro nella guerra in Iraq. E dice, ma questi aerei leggeri che volano poi non possono distruggere un grattacielo. A parte che non è che l'hanno distrutto, l'hanno colpito, il grattacielo è rimasto in piedi e ha iniziato a bruciare per un'ora prima di iniziare a crollare. Per un'ora. Poi, sempre da piccoli elementi di fisica del primo anno, mi permetto di osservare che l'energia di un aereo che vola o di qualsiasi corpo che si muove è uguale a un mezzo per la massa per la velocità al quadrato, ovvero, esempio, se io ho un proiettile, una piccola massa, ma ho un'alta velocità, io passo una persona da parte a parte. Se io ho un aereo ma è fermo e la velocità è zero, la massa può essere anche enorme, ma non crea assolutamente nessun danno, è fermo. Un aereo che gli stessi complottisti dicono che viaggiava, credo di aver letto, a 900 km all'ora, perché è impossibile che un aereo possa planare raso terra a 900 km all'ora lungo la città per tanto tempo. 900 km all'ora al quadrato per la massa che ha un aereo sviluppa un'energia impressionante. E questa energia che si libera in energia di, come si dice, in energia di deformazione del materiale e poi in calore e quindi creando gli incendi. Questa energia, visto che tutto si trasforma, un'energia cinetica fortissima, si trasforma in calore, innescando incendi e in energia di deformazione rompendo alcuni pilastri. Dopodiché il resto l'ha fatto l'incendio. Quindi io non capisco l'obiezione che il materiale dell'aereo doveva essere meno resistente delle torri e che non poteva distruggere la torre che era fatta in acciaio. Infatti non l'ha distrutta,
l'aereo, l'ha distrutta l'incendio. Quindi, concludendo, è vero, ha ragione comunque il signor antimaterialista, dicendo che è da pazzi, è imperdonabile partire dalla conclusione e modificare i fatti per farli rendere coerenti con la conclusione. E infatti è quello che ha fatto lui.